e benvenuti in questo nuovo semi weekly vlog. Grazie Kamar. Neanche il tempo di iniziare e già comincia a fare il mostro? Madonnazione, ma ti sembra il caso? Ti sembra una cosa opportuna? In ogni caso sì, ho detto semi weekly vlog perché lo cominciamo di giovedì e non di lunedì o martedì come di consueto. E per quale motivo questo? Perché nei primi 3 giorni non ho fatto assolutamente niente se non lavorare, anche perché in vista del video che uscirà alle 6:30 ci sono state un'immensità di preparativi che hanno fatto sì che io abbia dovuto spendere un sacco di tempo davanti al computer. Inoltre, considerato il fatto che stavo ancora aspettando lo stipendio dello scorso mese, ero un pochettino limitato nelle cose da fare. Però oggi è arrivato, quindi si fanno le cose da adulti e si pagano le bollette, dannazione. Yeah, 120 euro di bolletta della luce. Ah no, alla fine sono solo 40. Beh, mi è anche andata bene, però effettivamente ha senso perché avevo caricato di circa 200 euro l'ultima volta, così poi me li scala da quelli. Molto bene, prima cosa adulta del giorno fatta. Seconda cosa adulta del giorno da fare è andare a pagare la bolletta del telefono. E dannazione, voi non avete idea di quanto costano queste cose in Irlanda. Io penso che con 15 euro di piano mensile in Italia una persona possa arrivare ad avere quantomeno 5 giga di traffico internet. In Irlanda invece queste cose costano un casino, perché per dire, io con 15 euro al mese ho 1 giga di internet, 100 chiamate e 100 messaggi. Me ne faccio niente. Però se dovessi volere giga in più dovrei spendere almeno 30-40 euro al mese. E onestamente non me ne faccio niente, visto che io lavoro da casa e quindi posso attaccarmi al mio wifi. Ammesso e non concesso che il modem non si svampi a caso come è successo settimana scorsa. Tant'è che il povero modem è ancora spento e non si accende più. È proprio morto. Pertanto la cosa adulta successiva da fare è andare a chiamare quelli del mio provider e far sì che mi mandino un modem nuovo. Perché sono stupido e quindi quando questo qua è tornato in vita non è che ho detto ma sì dai, chiediamoglielo per sicurezza perché non si sa mai. No, stupido, ho detto ma chi se ne frega, ora funziona di nuovo. Baccato nel cervello solo. Comunque, fatte queste cose da adulti, adesso c'è spazio per le cose un pochettino più divertenti, ossia il fatto che oggi dovrebbe arrivarmi il Silver Play Button. Yes, non vedo l'ora, adesso voglio vedere sul sito del tracking a che punto sta. Ma come? Ma no, ma... ma maledetti! Ma mi hanno posticipato la consegna lunedì, dannazione! Ci rimango molto male, vi dirò la verità, sono triste. Tra l'altro questo pacco ha visitato più nazioni di quante ne abbia visitate io, perché è partito dalla Cina, poi è andato in Germania, poi in Inghilterra, poi in Danimarca, poi di nuovo in Inghilterra e adesso in Irlanda. Uoi! Perché ha fatto avanti e indietro dalla Danimarca e l'Inghilterra? Non ha senso! Vabbè, altra notizia triste e altro mistero che verrà risolto nella prossima settimana, evidentemente. Però, questa settimana c'è un'altra cosa molto interessante. Ossia il fatto che un paio di giorni fa un ragazzo mio conterraneo, proveniente quindi dal Trentino Alto Adige, si sia trasferito qui a Cork. E tra l'altro la cosa bella è che questo ragazzo l'ho conosciuto proprio tramite YouTube. Ed è anche uno dei moderatori delle mie live. Ciao Rob! Perciò ecco, dovremo un attimo iniziarlo alla vita irlandese. E gli faremo vedere come funzionano le cose qui. C'è una ragnatela enorme sul soffitto, che schifo, devo pulire anche là in cima. La vita da adulti non finisce mai. Raga, io vi giuro, questo posto è un qualcosa di pazzesco. Mi fai fare delle clip senza attaccare il nastro della fotocamera o no? O è impossibile? È una cosa impossibile, Kamar? Madonna! In pratica ho ordinato il nuovo modem ieri intorno alle 2-3. Adesso non sono neanche le 11 del giorno dopo e guardate, mi è già arrivato. È assurdo, un'efficienza devastante, non posso che essere contento, cavolo, quindi installiamo quello nuovo. Pinta, però se io volevo fare una ripresa carina e tu ti siedi davanti a Sasha, io cosa faccio vedere? Qual è quello nuovo? Qual è quello vecchio? Qual è l'impostore? Pinta, tu riesci a riconoscere l'impostore? Qual è che ci sta ingannando? I modem ci stanno ingannando? Non lo so a dire il vero. Fatto sta che quello nuovo è quello che abbiamo appena collegato e vediamo 3, 2, 1... Wait, what? Sono stupido io, non avevo acceso la presa, ecco perché non si accendeva. E infatti adesso funziona, ciao amore! Oh, che bello! Il fatto è che adesso dovrei impararmi una nuova password, quella di prima era così bella e facile, uffa. Ah, questa è brutta e non ha nessun senso. In pratica l'altra, pur essendo un insieme di numeri e lettere a caso, poteva ricordare una parola ed era figa per quello. Questa invece no, purtroppo non c'è neanche una vocale, quindi è soltanto un insieme di suoni gutturali e mi fa sembrare un troglodita. Mentre per te, mio caro vecchio modem, beh, per te ho un'idea migliore.
Finalmente questa giornata qui si conclude. Mi manca soltanto da montare un video, ma è una cosa che farò più tardi, visto che adesso voglio un attimo spaccarmi di Assassin's Creed. Fatto sta che stamattina mi sono dimenticato di comunicarvi una cosa, ossia il fatto che oggi è stata una giornata di pacchi. Lo vedete quello alle mie spalle? Questo qui. Questo qui, lo vedete? Sapete di che cosa si tratta? Si tratta di un pacco che un paio di minuti fa vi ho detto che sarebbe dovuto arrivare lunedì. Gente, ho dovuto aspettare quasi 24 ore prima di poter aprire questo pacco perché, non lo so, è una cosa un pochettino speciale per me, quindi volevo ci fosse Maria che in questo momento è dietro la telecamera. Ciao, vedete anche lì la sua manina. Puoi anche salutare? La voce, non vuoi parlare. Non prendetemi in giro perché tanto questa parte qua la taglio tutta quanta così sembro bravo. In realtà sono un pirla, non in grado di aprire i pacchi. Scavicchi ma non apra. Te lo guardavi e fare i tuoi, amore. No, non lo guardavi. Come funziona lo scotch? Oh là, era così difficile. Ma non si apre! Voglio la mamma. Chi è? Ho la facciata tua, ce l'ho fatta. Madonna. Ah, è vero che c'è un nuovo logo, quindi è diverso praticamente rispetto a quello che ha chiunque fino ad ora. Cioè, che io sappia. È un unboxing di un'altra cosa, non dei gatti. I gatti vanno nel box, quindi è un unboxing in quel caso, vero? Madonna. Non ti posso fare come quel con il tutorial di make up, metto la mano dietro per il focus. Funziona? Sì, funziona. Parte di Susan Vucicicchi. Ciao, ciao Susanna, grazie per la letterina. Mi stai dicendo che bravo, sei da 100.000 iscritti, ma ci sono canali che ne hanno di più, quindi non sei rilevante. Grazie. Ora mi sento bene. Gente, qua dietro, questa coltre di gomma piuma si nasconde. Quindi, tanto agognato, sì, proprio di batto. Siamo pronti? 3, 2, 1. Che bello! Che bello! È una cosa stupida, ok? È una cosa molto molto stupida il fatto che io sia contento perché sia arrivato questo, però boh, è un simbolo di tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora su YouTube, quindi vi ringrazio perché è anche grazie a voi se sono arrivato a questo punto. E yes, ora posso andarlo a vendere su eBay per guadagnarci qualche soldo. Ora vi faccio vedere quello che sto vedendo io, perché dopo sembro stupido. Passa qua. La faccia che si muove diventa di dimensioni diverse e mi sento stupido. Sono qua da tipo 2 ore che registro una serie di clip infinita, infinita, per la sigla della serie che uscirà alle 6:30. E ho scoperto che, non so per quale motivo, ma il mio programma di registrazione ha registrato il secondo schermo invece del primo. Quindi devo rifare tutto. Voglio piangere, voglio solo piangere in questo momento. Raga, ho un'ansia che a metà basta, vi parlo piano perché sono uscito un attimo di casa, tipo 10 minuti, sono rientrato e c'è un intruso in casa mia. Io non so cosa fare, vi giuro, ho anche il telefono dentro perché tanto non mi serviva e devo andarlo a prendere, c'è lui in stanza. C'è pure il Puff Daddy, è lì, sta giocando ad Assassin's Creed col mio profilo. Ciao Rob, ciao! Tranquilli, non è un intruso, è una persona che è entrata col nostro permesso. È lui la persona di cui parlavo all'inizio vlog e adesso, visto che sei qua, buon uomo, dovremmo andare a fare qualcosa di molto, molto interessante e diabolico. E molto distruttivo. Molto distruttivo. Dentro questa scatola, sapete cosa c'è? C'è il vecchio modem. E siccome ci sta sul cazzo perché mi ha fatto penare un bel po', adesso andiamo a distruggerlo. Vogliamo incontrarlo? Guardatelo, questo qua è lo schifo vecchio. Non è il tuo modo, adesso lo vedranno fuori mentre lo distruggiamo. Andiamo. No, amore, andiamo a rompere cose. Mio caro modem, è arrivato il momento di distruggerti. Che cattiveria, non me l'aspettavo. Roba, te l'onore. Calciano, calpestolo, facci quel che vuoi. Penso che ci salterà. Vai. Ma sai che c'è gente che tipo si eccita guardando le cose, le persone che schiacciano altre cose con delle scarpe? Sì, vai. Apri un'altra. Vai. Oh, sì, primo pezzo che parte, sì. Aspettate un attimo, ho un'idea migliore, fermi tutti. Tieni questa, arrivo subito. Sembri un sacco...
Hai presente di quelle marce a carnevale a Bolzano? Ecco, uguale. Dire qualcosa prima di lanciarla? Sì, che spero di romperlo. E anche tanto, in mille pezzi, cazzo. Dai, andiamo. Andiamo. One, two, three. Non è più rotto. La merda. Non si rompe, è indistruttibile. Raga. È una scatola nera. È assurdo. Cioè, si rompe nel senso che non funziona dopo due mesi, ma... Cioè, resiste a ogni tipo di cosa. Guardalo! Sta rompendo il legno! Saltaci sopra. Ha fatto un bel crack. Ha fatto crack. Ha fatto un bel crack. Dove, però? Dov'è che ha fatto crack? È integro. Raga, ha fatto... Con cosa cazzo l'ha fatto? È una reale scatola nera. Cioè, l'hanno fatto benissimo fuori, malissimo dentro. Oh, ho fatto anche male alla mano. Questo è il karma che ti punisce. Merda, che male. Non si rompe davanti. Davanti non ce la facciamo, uomo. Sì, ma di cosa hai fatto, scusa? Ma che cazzo ma tu che cazzo hai fatto? Perché sono coglione, ci ho messo la mano qua. Io adesso devo andarmi a disinfettare. Sangue, clickbait, mi sono tagliato uccidendo un modem. Vai, distruggi. Un sasso. Occhio a tirare giù cose da lì. Non so se vengano giù cose. Oh, ce l'hai fatta! A vedere. Fatto progresso. Yes! Oh! Guardatelo lo schifo dentro che ci ha dato problemi. Adesso vedi che è il modem sbagliato, è quello che era già. Tranquillo, ho controllato. È il modem rotto, proprio non funziona più. Contatemi le modem. Uomo, non farti male, mi raccomando, già ci sono io che mi sono distrutto. Sta mangiando! No! Cioè, vuoi dire che era solo incollato? Cosa? Ma what the fuck? Sicuro non si accende adesso. Sei in una pozza d'acqua. Merda. Siamo pronti. Ho paura degli schizzi di plastica. Nel senso, 9mm. Ah, ok, allora va bene. Si rompe. Se si è rotto il sasso. Si è rotto il sasso. Okay. Oh, finalmente abbiamo fatto una dentatura. Oh Cristo. Oddio, mi sono tagliato. Ecco, perfetto, due infortuni. Modem 2, umani 0, perfetto. Senti. Via anche l'anello. E mi sono fatto malissimo con l'anello perché mi ha colpito la caviglia. Ah. Beh, abbiamo tutti e due una nice miracle. L'ho preso all'angolo. È partito via l'angolo. L'ho visto. No. Non è partito via l'angolo, ma è arrivato il momento di dire addio. Ma vai a cagare. Siamo andati fuori a cenare, poi siccome siamo troppo pigri non avevamo voglia di andare al pub, abbiamo portato l'acqua al sapore di lupolo in casa, perché non è birra, ricordiamocelo, in questo canale cristiano non si beve birra. E adesso stiamo per guardare un film bello, uno tipo dei migliori film degli ultimi 25 anni. Mario, yes, le folle. Sì, però io sto facendo della clip e mi muovi tutto. No. Yes! Ciao, Cuzco, sei bello. Mi sono addormentato a metà film. Sono una persona antipaticissima che non riesce a rimanere sveglia. Però era così comoda la sedia. C'era caldino, era tutto quanto. La situazione era quella ideale per dormire, quindi l'ho fatto. La vedete quella finestra? Ecco, gli altri sono dietro questo muro. Se adesso busso mi rispondono. Grazie. Ma cosa fai con la coperta, te? Ma ti sembra normale? Sto andando per terra. Ti vedo. Ti picchio, cavolo. È la mia coperta. Ma questo cos'è? Eh? Che cos'è questa cosa? Oh! Non vi faccio vedere nient'altro. Dovrete scoprirlo alle 6:30 su questo canale. Vi giuro, raga, c'ho l'hype a 1000 per questa nuova serie. Non ce la faccio più a contenermi. Ho lavorato un sacco a questa sigla, mi piace tantissimo, penso sia la migliore che abbia mai fatto per qualsiasi serie. Quindi sono davvero molto molto contenta di come è venuta. E detto questo, ragazzi, io il video lo concludo qui. Sto parlando abbastanza piano perché Maria si è addormentata alle mie spalle, non voglio disturbarla. Ecco, l'ho appena svegliata, perfetto, per quel momento in cui l'ho detto. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like, a passare in descrizione da tutti quanti i miei social network. Vi ringrazio ancora un sacco per il traguardo di 100.000 iscritti, che per quanto sia stato raggiunto a giugno, non lo so, è un qualcosa di simbolico ed è la base per ciò che verrà. Non so se vi ho già chiesto di lasciare like e di passare in descrizione dei vari social network, non ho idea. Vabbè, al massimo l'avete sentito due volte nel giro di 10 secondi. Bene, abbiate una buona giornata, bye bye.
Ah.